Ci troviamo in Fossano, sulla strada per Salmur, le vecchie strutture denominate le casermette, Castello della Nebbia, utilizzate dall'esercito tanti anni fa, adiacente alla polveriera. Siamo un gruppo di un nucleo di circa 13-14 persone evidenzio che sono molte donne e abbiamo quasi tutti pastori belga malinois, dei border collie, un segugio. Siamo un nucleo cinofilo facente parte dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, ODV, appartenente alla grande famiglia della protezione civile. Siamo tutti volontari che dedichiamo il nostro tempo all'addestramento e all'allenamento dei cani in diverse situazioni affinché poi nella situazione reale, quando veniamo chiamati, il cane è pronto a fare di dare meglio di sé. Questa struttura è stata praticamente abbandonata e data in concessione al comune, il quale a sua volta ce l'ha concesso per farne una struttura al fine di addestrare i cani su macerie, cioè realizzare delle situazioni verosimili, terremoti o altro, dove il cane poi si verrà allenato ad addestrarsi per cercare le persone che rimangono sotto le macerie. Il nostro progetto in questa struttura è quella di realizzare dei locali, quindi come se fossero delle stanze di un appartamento, e quindi con dei moduli variabili, quindi creare delle situazioni reali, come può essere stata quella di Amatrice, e far sì che anche altri nuclei provenienti, poiché sarà l'unica sicuramente della provincia struttura di questo tipo e una delle pochissime nel nord Italia, quindi poter far sì che altri nuclei provenienti da fuori regione e anche dall'estero, come avverrà a maggio, in quanto saranno nostri ospiti una squadra canadese specializzata nell'estrazione appunto delle persone rimaste sepolte.